Christopher Allegro Coba, che oggi ci guiderà attraverso questa mostra insieme all'autrice di questa mostra fotografica. A te la linea, Christopher. Eccoci Cristina, grazie mille. Ci troviamo all'auditorio di San Francesco a Chiavari, insieme a... Giulia Molinari. E oggi parleremo della giornata sulla consapevolezza dell'autismo. Allora, di cosa parla questa mostra, il tuo reportage fotografico? Allora, questo reportage fotografico è il tentativo di raccontare la vita e la quotidianità dei bambini, ragazzi e anche adulti con una forma di autismo. E è nato grazie alla collaborazione con ANCSA Liguria, che è un'associazione che si occupa di aiutare non solo le persone affette da questa sindrome, ma anche di essere una rete di sostegno per le loro famiglie, a cui io ho proposto un reportage fotografico. Loro mi hanno accolta nelle loro case e sono stati molto disponibili a metterci la faccia e a essere fotografati. L'idea è nata perché prima di essere fotografa, io sono educatrice, ho lavorato spesso e tuttora lavoro nelle scuole di Genova, dove ho incontrato bambini affetti da una qualche forma di autismo. E il loro modo di rapportarsi spesso con difficoltà agli altri mi ha incuriosito e ho deciso di provare a usare il mio occhio fotografico e la mia sensibilità per raccontare attraverso delle foto qualcosa su di loro. Quindi quanto è importante una mostra del genere sull'autismo per le persone non coinvolte in questo fenomeno? Io penso che sia un mezzo forte, penso che la fotografia sia un mezzo molto potente, molto diretto, che parla con immagini, spero direttamente al cuore, e che possa quindi sensibilizzare l'opinione pubblica, possa aiutare magari dei ragazzini a non discriminare le persone diverse da loro. Ma la mostra fotografica qua a Chiavari, quanto rimarrà? La mostra fotografica apre oggi pomeriggio e sarà visitabile fino a domenica 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Quindi invitiamo tutti i chiavaresi a venire all'auditorium di San Francesco il più possibile. Certo, vi aspettiamo. Allora, dici un po', la passione per la fotografia quando ti è nata? Quando... La passione per la fotografia è nata tanti anni fa, ero ragazzina, ho cominciato a fotografare per hobby, è una passione che mi ha trasmesso mio padre e successivamente ci ho messo un po' di tempo per capire che poteva diventare anche la mia professione. Quindi sei totalmente soddisfatta di questa scelta. Ok, Sì, sono contentissima. e poi ovviamente ci farai vedere quali sono le foto, le immagini più, che ti stanno più a cuore, ma ce ne puoi già, ci puoi fare un'anticipazione? La mia foto in assoluto, la mia foto preferita in assoluto è la prima, è quella di apertura della mostra. E è una foto in cui vengono ritratti due bambini che sembrano ignorarsi, ma in realtà sono forse migliori amici, sono molto legati, per me è molto significativa. D'accordo, va bene. Allora, a voi studio, ci vediamo dopo. Va bene, grazie, ringraziamo Chris. Bentornati telespettatori di Telepace, ci troviamo all'interno dell'Auditorium San Francesco con Giulia Molinari, organizzatrice e fotografa di Stories About Autism. Allora, quanto è importante la testimonianza fotografica per i familiari e i ragazzi autisti? Allora, i familiari di questi bambini e dei ragazzi che ho fotografato, dopo aver visto le foto, mi hanno ringraziata perché hanno detto che gli ho dato la possibilità di vedere i loro bambini e i loro ragazzi da un punto di vista esterno, quindi metterli di fronte, ad atteggiamenti che magari loro non avevano visto. E mi hanno ringraziata anche perché hanno detto che non li ho fotografati solo quando sorridevano o mettendoli in posa, ma nella loro spontaneità e nel loro essere autentici. Ok, allora iniziamo con la prima immagine, ce la puoi commentare? Allora, questa è la mia foto preferita ed è una delle prime che ho scattato e ritrae due bambini che si vogliono molto bene e giocano su un albero. Anche se in realtà sembrano ignorarsi perché un bambino guarda da una parte e l'altro dalla parte opposta. In realtà loro erano insieme, stavano giocando insieme e quell'albero era per loro un nido, un posto in cui trovavano sicurezza e conforto. E per realizzare la fotografia
mi sono dovuta veramente arrampicare sull'albero con la mia macchina fotografica e fotografarli sull'albero. Bellissimo, ma diciamo, è la prima perché è la tua preferita. E anche, è la mia preferita, ma penso che sia anche molto significativa e quindi reputo sia giusta come foto di apertura della mostra. D'accordo, portiamo i nostri spettatori a vedere le altre immagini. Facci un tour guidato, dai. Allora, in questa prima parte della mostra ci sono le foto che ritraggono i bambini. E sono state scattate quasi tutte in casa o in luoghi a cui loro, per loro molto familiari, perché volevo che fossero di conforto e non fosse una situazione stressante. La prima fotografia dei ragazzini sull'albero è stata scattata a Serino, dove l'associazione ANXA ha una sede in cui organizza attività, laboratori, feste e altro per i bambini e le loro famiglie. Invece, vediamo qua la terza foto che... Sì, questo anche è uno dei primi bambini che ho fotografato, ero a casa loro e ho avuto molte difficoltà a essere bambino, non mi guardava mai negli occhi, ma vedrete poi in una foto più avanti sono riuscita a instaurare il rapporto con lui perché a un certo punto ha afferrato la mia mano, non mi lasciava più andare anche se con lo sguardo mi evitava. Hai usato qualche metodo particolare per far sentire a suo agio i ragazzi? Diciamo che ho cercato di avere molto rispetto per loro, quindi ho cercato di capire quanto la mia macchina fotografica poteva essere troppo invadente e in quel caso era meglio smettere di fotografare. Ho cercato di essere molto delicata e non spaventarli, farmi conoscere con delicatezza. Qua invece vediamo che un ragazzo proprio bambino ti fissava. Sì, qui proprio mi ha colpito con lo sguardo come una freccia, cioè ha quest'occhio in cui mi sta fulminando, sembra dire basta, adesso fammi questa foto e lasciami in pace. Sì. D'accordo, invece qua vediamo quattro foto molto particolari, tutte diciamo in movimento. Esattamente, Elena è la bambina ritratta in queste foto, non stava ferma un attimo, quindi qui è stato un po' più impegnativo seguirla in tutte le sue acrobazie. È in casa sua e tra questa piccola serie di foto la mia preferita è questa in cui lei è seduta sul divano con le gambe all'aria. Sembra una posizione bizzarra, ma lei è comoda così, gioca al computer come fa qualsiasi bambino. D'accordo, allora, poi c'è questa qua, l'ultima che era dietro. L'ultima di questa sezione di foto dei bambini ritrae sempre Elena, un momento in cui finalmente si è fermata, ha smesso di saltare, fare acrobazie, rotolare e ci guarda anzi non ci guarda con questo sguardo molto intenso e profondo. Ok, d'accordo. Allora, dall'auditorium di San Francesco per ora è tutto, a voi studio. Grazie, grazie a Eccoci, Christophe. siamo nell'ultima, nella parte finale, diciamo, della mostra. Intanto, possiamo sapere perché tutte le foto sono in bianco e nero? Allora, inizialmente quando ho pensato di realizzare questo lavoro mi immaginavo le foto a colori, ho scelto poi di farle in bianco e nero da un punto di vista stilistico ed estetico perché penso che il bianco e nero uniformi un po' tutti gli ambienti diversi delle loro case, delle loro abitazioni e dia un ordine alle immagini, ma soprattutto perché trovo che il bianco e nero in questo caso rafforzi le emozioni che vengono raccontate nelle foto e dia quindi più potenza alle emozioni e ai sentimenti. Ci puoi mostrare quali sono le foto a te più care? Allora, in questa area della mostra che è dedicata agli adolescenti e agli adulti, sono molto legata a queste foto, che ritraggono Chiara, che è una ragazza adulta, è nella sua camera e lei era consapevole del fatto perché mi ha chiesto perché le facessi queste foto, quindi io le ho raccontato. Chiara, io vorrei provare a raccontare alle altre persone che cos'è l'autismo e forse tu mi puoi aiutare. Quindi lei all'inizio era un po' perplessa e titubante, non voleva farsi fotografare
e progressivamente mi ha accolta nella sua camera indossando solo il cappuccio, quindi voleva comunque essere ancora un po' nascosta. E pian pianino mi ha mostrato la sua camera, mi ha parlato di tutti i suoi interessi, perché è una ragazza con tante passioni, interessi e ambizioni per il suo futuro. E mi ha mostrato dei disegni molto particolari e bellissimi che realizza con un grande talento. Questa foto, invece, racconta di un bambino che non mi ha accettata con grande facilità. Anche lui non voleva farsi fotografare più che altro perché non riusciva a staccarsi dai suoi due computer che continuava a tenere accesi, simultaneamente. A un certo punto io l'ho chiamato, lui si è girato, ha abbozzato un sorriso, ma tant'è, non riusciva a distaccarsi dai due computer che doveva tenere sotto controllo contemporaneamente. Rinnoviamo l'invito ai cittadini chiavaresi e non a venire all'Auditorium San Francesco. Esatto, vi aspettiamo fino a domenica 2 aprile, che sarà festeggiata la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Ok, a voi studio. Puoi ricordare anche gli orari di apertura della mostra che è allestita nel foyer dell'Auditorio San Francesco? Non so se puoi chiedere a Giulia appunto quando è aperta la mostra, in che orari. Gli orari della mostra. La mostra sarà visitabile al mattino dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. Bene, grazie. Ringraziamo Giulia Molinari, ringraziamo Christopher per il collegamento, ringraziamo Christian.